nuovo, sono quasi arrivato a Trieste, mi sono fermato un centinaio di chilometri fa perché finalmente si sono scongelate le acque, mi sono fatto una doccia, ho lavato tutte le pentole che avevo da un po' di tempo ed eccoci arrivati a Muggia e dopo un mese di montagna finalmente il mare. Era arrivato il momento dopo un mese di fare anche la lavatrice. Sono in una lavanderia, ho messo già i panni dentro, mettiamo i soldi. Sintetico. Start. È partito. Dopo 37 minuti ha finito e ora li passo in asciugatrice. Allora, non vi ho detto i prezzi, la lavatrice da 11 kg con wet cleaning, che ancora non ho capito cos'è, viene 7 euro, mentre l'asciugatrice 10 minuti 1,50 euro. Mettiamo i soldi e è partita. Ora 10 minuti in teoria asciuga tutto. Buongiorno a tutti, purtroppo stanotte credo di aver spostato il telefono, si è staccato dalla spina e quindi non ha caricato, non mi è suonata la sveglia, è a mezzogiorno un quarto, io contavo oggi di vedere tutta Trieste e anche di riuscire a tagliarmi i capelli, quindi ora faccio colazione al volo, poi mi sposto con i mezzi, a dopo! Sto andando alla stazione dei treni di Muggia, dovrei anche trovare il parrucchiere, fare la spesa, ho un po' di cose da fare. E benvenuti a Trieste, anche qui mercatini di Natale, ne ho visti due. Questo qui è nella piazza principale. In questi momenti mi ricordo perché ho comprato un van. Sono passato da 28 giorni in montagna a vedere il mare e soprattutto a poter stare ogni giorno in un posto diverso. Ora trovo un posto per mangiare, così carico il computer e finisco di mettere il video su YouTube e mi organizzo per capire cosa fare il pomeriggio. Naturalmente quale posto se non McDonald's? Peccato che la presa non funziona, quindi il video non so quando lo carico. Ho fatto anche i capelli, ho trovato un negozietto di ragazzi del Kosovo che avevano posto e li ho fatti subito. Veramente molto bravi, mi hanno anche raccontato un po' la storia del loro paese. Ora credo che tornerò indietro. Faccio un po' di spese e poi carico questo maledetto video su YouTube. Sto andando verso il van e vedo un fogliettino sul tergicristallo. Già ho capito. Mi hanno fatto la multa perché c'è il ticket non esposto, ma io ho pagato con Easy Park. Quindi non devo avere niente esposto. Bah, allora vediamo se trovo qualcuno, se no faccio il reclamo. E ora mentre si carica il video su YouTube facciamo un video con il drone sul mare. Ora tra questo casino cerchiamo le buste e andiamo a fare spesa. Oggetto dell'anno regalato da mio zio, torcia. Questa è veramente una bomba. Qui dovrebbe esserci da qualche parte le buste. Eccole là. Ora sistemo tutta la spesa. Cerco di trovare più che altro un posto perché il frigo è piccolo. A proposito, non ve l'ho mai fatto vedere. Questo è il frigo, voilà, non è grandissimo e infatti sta stipando tutto alla grande.
Però dai, ci riusciamo a far entrare tutto quanto. Più che altro ho preso tanta roba qui in Italia. Perché sicuramente in Slovenia non so quanta roba riuscirò a reperire. Soprattutto ho poche mete e non so quanto starò in mezzo al nulla. Quindi l'importante è avere qualcosa da mangiare, così sicuramente non muoio di fame. Ora mi cucino qualcosa e poi vado a letto perché domattina si parte presto. A domani.